Buongiorno, buongiorno e buon giovedì 28 marzo. Cari amiche e cari amici, vi ricordo come tutte le mattine che ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono. Ricordatelo sempre. Come vi ricordate sempre anche, sono sicuro, di iscrivervi al mio canale YouTube, di attivare la campanella, di mettere i vostri like ai miei video. Ha avuto grande successo ieri sul mio profilo Instagram, siamo già quasi a 200.000 scusate, a 200.000 followers e molto successo il ricordo dei 3 gol di Vinicio Verza il 27 marzo 1983. 3 gol bellissimi contro il Varese. E domani un'altra grande sorpresa nel ricordo della partita che il Milan giocherà nel prossimo weekend, in questo caso di un lontano Fiorentina-Milan, un bellissimo ricordo. Non perdete sul mio profilo Instagram domani il video con la mia voce, con le immagini dei nostri ragazzi. A proposito, prima di parlare di campo, prima di parlare del titolo, parleremo di Giroud, parleremo di Camarda, la verità su Camarda. Datemi retta, non state dietro tutte le cifre che buttano lì, sono cifre che la domanda è da chi sa queste cifre? Quando uno parla con persone vicine al giocatore, ma non parlano di cifre, parlano di altro, ma poi invece ne parleremo noi di altro. Non è un appello, è un abbraccio, se mi posso permettere, a un grande regista, Pupi Avati, che ieri ha confessato addirittura da milanista vecchio cuore, di sperare che il Milan perda. Io spero che il Milan perda. Perché ha detto questa cosa che è un ossimoro? Essere tifoso del Milan e sperare che Meignan raccolga i palloni è un ossimoro. Ma Pupi Avati ha spiegato il perché. Ha spiegato che questo suo sentimento, questo suo atteggiamento è figlio del trattamento riservato a Paolo Maldini e soprattutto all'irriconoscenza che avrebbe avuto Stefano Pioli nel non muovere un dito, nel non dire nulla quando è andato via Paolo Maldini. E questa irriconoscenza non è piaciuta e fin quando rimarrà Stefano Pioli sulla panchina del Milan, ha detto Pupi Avati, regista splendido, grande, uno dei più grandi, io non tiferò più per il Milan. Mi dispiace perché quando c'è un fratello rossonero, se mi posso permettere, che pure spiega le sue motivazioni, che si augura che il Milan perda, mi piange il cuore. Pupi Avati, che ricordiamo, regista di un film molto malinconico, tanti film. Regalo di Natale è uno dei più belli, drammatici. Quella partita poker con Diego Abatantuono, con Manuele Delle Piane, ma un film che io ricordo vecchio, 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 molto malinconico, è Gita Scolastica. Sono quei film malinconici come per esempio 13 a tavola, mi sembra fosse Enrico Goldoini il regista. Sono quei film che fanno pensare alla giovinezza. 13 a tavola era delle vacanze da bambini con degli adolescenti che si innamoravano di una c'era Katia Smugnak e altri attori, Giancarlo Giannini, attore sublime, mentre Gita Scolastica, una gita a tutti i ragazzi del liceo, 14-15 anni, le gite che tutti noi ricordiamo, anche se lontane, quelle del liceo rimangono nel nostro cuore perché non le abbiamo mai dimenticate, e qui c'è un alunno che si innamora della professoressa, e poi dopo tanti anni si torna a rivivere quei momenti. Un film malinconico ma splendido. Ho parlato di Pupi Avati, ho parlato di Milano, ho parlato di malinconia e parliamo adesso invece di campo. Andiamo sulle cose concrete, lasciamo un attimo la malinconia
dei tempi passati e parliamo di campo. Il campo dice che ci sono, che oggi ritornano tutti, non credo che in questo momento si possa ipotizzare una formazione. Stefano Pioli vuole capire quali siano le condizioni dei suoi ragazzi. La bella notizia è Pobega, che secondo me fra poco tornerà a unirsi al gruppo. Non so se a disposizione con Lecce, ma sì, con la Fiorentina no, ma con Lecce e con la Roma può essere a disposizione. L'unica incertezza riguarda Kjær, capire le condizioni di Simon Kjær. Ha qualche fastidio, non ha lesione. Non è drammatico, l'importante è che sia a disposizione in panchina o in campo l'11, la partita delle partite di questo mese di aprile. Ribadisco, la partita delle partite di questo mese di aprile, la partita delle partite, quella la partita più importante e il ritorno. Queste sono le due più importanti partite del mese di aprile. Ebbene, speriamo che possa essere a disposizione perché squalificato Tomori, infortunato Kalulu, rimarrebbero solo Ciao e Gabbia. Avere un'alternativa è importante. Veniamo adesso, prima di parlare di Giroud, il titolo è chiaro: Giroud va Camarda, punto interrogativo. Allora, ritorno a ribadire quello che ho detto ieri nel video, che ha avuto molto seguito. La situazione è questa. Poi arriveremo alla fine della situazione. In questo momento il Milan e l'entourage di Camarda, che coltivano buoni rapporti, si sono dati appuntamento, diciamo a fine maggio, primi di giugno, per parlare e vedere se ci sono le condizioni più che altro progettuali perché ci sia la firma di questo campione, in prospettiva. Nessuno fino adesso ha parlato di soldi. Quando leggete la famiglia è un'offesa a delle brave persone che vivono in un quartiere non lontano, anche da casa mia, alla Comasina, pensare che abbiano chiesto due, qualcuno addirittura di più, milioni alla firma. Oppure per firmare, perché è incompatibile, per chi non sappia il regolamento, il fatto incompatibile che per un ragazzo non ancora diciottenne ci siano delle commissioni per gli agenti o per la famiglia o del denaro per la famiglia. È incompatibile, cioè è irregolare, non è regolare, non si può, non si può. Quindi si troveranno da qui. Allora, quindi le cifre che dicono adesso, la domanda che dovete farvi è chi le dice? Dato che l'entourage non parla di cifre. Il Milan non credo proprio che parli di cifre, perché cosa volete che parli il Milan di cifre, visto che l'entourage non parla di cifre? Sono delle cose buttate lì, perché se non parla l'entourage, non parla il Milan, chi parla? Quello che passa per strada, non lo so, può darsi. Quindi chiudiamo, non so se poi rimarrà. Il discorso è a tanto corteggiamento in Europa, ma non sarà un problema di denaro. Il giocatore quando firmerà il contratto non sarà un giocatore, perché voi pensate, prende 1 milione, prende più di Sportiello, cioè un portiere di 30 anni che 10 anni arriva a Camarda, no, avrà gli ingaggi come capita a questi giocatori, i 300, i 400, i 500, che per un ragazzo di 16 anni sono delle cifre, pensate di avere vostro figlio 16 anni che fa la seconda, cosa farà la seconda liceo, la prima liceo, non lo so, parlo di o terza liceo meglio, che prenda 300-400 mila euro. Sono tanti per un non un campione, un prospetto di campione. Quindi vediamo, non so se rimarrà perché se poi non si incroceranno le progettualità del Milan e l'intenzione dell'entourage, può darsi che se ne vada, ma in questo momento pensare che il Milan in questo momento ha altre priorità. La priorità del Milan fino alla fine del campionato, la priorità del Milan sarà il 1° luglio, prenderà in esame Camarda.
o meglio nella discussione qualche settimana prima. Ma oggi la priorità del Milan, in questo momento, non è Camarda. È riuscire a passare il turno magari Champions, in Europa League, di finire bene il campionato, di andare a cercare, oggi è più importante, visto che va via Giroud, andare a cercare l'alternativa a Giroud, il futuro ruolo di Giroud, non Camarda. Poi, a fine maggio, si incomincerà a parlare e questo diventerà poi un argomento importante. Ma chiudo, mi raccomando, giù le mani rispetto per Giroud. Incomincio a leggere o qualcuno dire: ma adesso andrà via a Los Angeles, ormai sembra che l'accordo verbale sia ormai fatto, va e quindi non giocherà, giocherà senza stimoli nel Milan. Ma signori, ma voi conoscete Olivier Giroud? Ma Giroud gioca con una caviglia da mesi, da anni, non bella da vedere, diciamo così. Lotta, pressa, a volte gli dico: ma non pressare, Olivier, stai fresco. Va a lottare, non perde un pallone, salta, lotta, cerca di aprire, realizzerà ancora dei gol e qualcuno dubita perché Giroud ha già deciso di andare, dubita sulle qualità professionali, umane, deontologiche e morali di Giroud. Dio mio, non posso pensarci, non posso pensare che ci sia questa mancanza di rispetto verso un grande professionista, un giocatore che porteremo sempre nel cuore, che quando tornerà a Milano verrà accolto dall'affetto del pubblico. Ha dato tutto. Giroud è un peccato che vada via perché è un giocatore che meriterebbe di avere 32-33 anni e gustarcelo ancora per tanti anni. Il Milan perderà un grande campione, il Milan perderà un grande uomo, una bella persona, e non è giusto che qualcuno discuta sulle qualità deontologiche e sul fatto che Giroud darà tutto fino alla fine, fino all'ultimo minuto. E mi auguro, care amiche e cari amici, mi auguro che Milan-Salernitana, sarà l'ultima partita di campionato. Mi auguro che ci sia una grande festa per Olivier, le grandi feste riservate per i grandi giocatori, come vi ricordate nel 2012, per gli immensi Nesta, per gli immensi Gattuso, per gli immensi Inzaghi. Ecco, mi auguro che ci sia una festa del genere perché Olivier Giroud lo merita e spero che di sia protagonista, come sono sicuro, in questi ultimi 2 mesi. Rispetto per Olivier Giroud. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti. E attivate la campanella e non, mi raccomando, scaricate il link in descrizione.